vedete che c'è la lucetta rossa. Allora, come prima lezione andiamo velocemente a ripassare cose che abbiamo già detto sugli spazi vettoriali, spazi normali, spazi di Hilbert, e poi applichiamo tutto questo alle serie di Hilbert. Vi ricordo che se io ho uno spazio V, spazio vettoriale su un campo K, K per noi sarà sempre o R o C. Ok? Per noi, quando parliamo di spazi vettoriali, adesso spesso saranno spazi vettoriali, mentre fino all'analisi 2 erano spazi vettoriali i vettori che stavano in Rn, in Cn, adesso saranno spazi vettoriali di funzioni. Noi sappiamo che un prodotto scalare, allora, mettiamo che V sia uno spazio vettoriale su R, facciamo direttamente il caso particolare perché così non ho problemi. Che cos'è un prodotto scalare? Un prodotto scalare è un'applicazione da V cartesiano V a valori in R con queste tre proprietà. Allora, prima proprietà, V scalare V è maggiore o uguale di 0 per ogni V appartenente a V grande, e V scalare V è uguale a 0 se solo se V è il vettore nullo. Questo già lo sappiamo, abbiamo già detto in analisi 2, però ripetite di uno. La seconda proprietà, V scalare V doppio è uguale a V doppio scalare V per ogni V doppio appartenente a V, e la terza proprietà è che lambda V più mu, lambda V1 più mu V2 scalare V doppio sia uguale a lambda V1 scalare V doppio più mu V2 scalare V doppio per ogni lambda e mu, in questo caso appartenenti a R, V1, V2, V doppio appartenenti a V. Allora, quindi, se vi ricordate, si diceva che era una forma bilineare, simmetrica e definita positiva. In realtà qui c'è scritta soltanto la linearità a sinistra, mentre qui c'è scritta la simmetria, grazie alla simmetria e alla linearità sulla componente di sinistra del prodotto scalare si può facilmente dimostrare che è lineare pure questo. Questo l'abbiamo già fatto in analisi 2 e non lo ripetiamo. Quindi, bilineare, simmetrico e definito positivo. Se avessimo avuto qui, se V fosse stato uno spazio vettoriale su C, si parlava di prodotto ermitiano, vi ricordate la forma sesquilineare, però quello lo riprenderemo se e quando ci servirà. Oh, la cosa che mi interessa è stabilire che se io ho un prodotto scalare, adesso ho uno spazio vettoriale V con un prodotto scalare, spazio vettoriale reale con prodotto scalare. Ok. Allora, se vi ricordate, vale la disuguaglianza di Cauchy-Schwarz, cioè
il valore assoluto di più scalare doppio è minore o uguale della radice quadrata di V scalare V per la radice quadrata di V doppio scalare V. Questo per ogni V e V doppio appartenente a V. Questa l'abbiamo dimostrata in analisi 2, non la ripetiamo perché l'abbiamo fatta da poco. Un caso interessante sarebbe capire, tra l'altro, quando qui valga l'uguaglianza. Beh, in realtà l'uguaglianza vale stesso se V e W sono proporzionali. Questo si vede facilmente se andate a ripercorrere la dimostrazione. Infatti, se provate a mettere W uguale lambda V, lambda lo portate fuori, poi viene un lambda quadro e poi portate fuori quello assoluto di lambda anche qua, alla fine tutto torna. Se invece non sono proporzionali, allora quando andate a sviluppare la dimostrazione, diciamo il prodotto scalare di V più lambda W con se stesso deve essere per forza maggiore di 0, perché V più lambda W non è nullo per la prima proprietà. Comunque questo ve lo lascio per esercizio se qualcuno lo vuole, e qui vale l'uguaglianza se solo se W è proporzionale. Va bene? O viceversa, che basta che uno dei due sia nullo, per esempio se uno dei due è nullo, qua ovviamente vado per l'uguaglianza. In questo caso il vettore nullo è proporzionale all'altro, ma non viceversa. Ok. Questo a cosa ci serviva? Ci serviva a dire che se io chiamo la norma di V la radice quadrata di V scalare V, per definizione, allora questa è effettivamente la norma. Per quale motivo? Allora, andiamo a verificare la proprietà delle norme. La norma di V è maggiore o uguale di 0, perché non è altro che la radice quadrata di questa, e la norma di V è uguale a 0 se e solo se V è vettore nullo. Basta confrontare con la prima proprietà del prodotto scalare. Questa è ereditata dalla dal fatto che il prodotto scalare è definito così. La seconda proprietà, se io vado a fare la norma di lambda V, questa è uguale a lambda V scalare lambda V radice quadrata, e non è altro che uguale al valore assoluto di lambda per la radice quadrata di V scalare V, uguale al valore assoluto di lambda per la norma di V. La terza proprietà, quando io vado a fare la norma di V più V doppio al quadrato, questo è uguale a V più V doppio scalare V più V doppio, che è uguale alla norma di V al quadrato più la norma di V doppio al quadrato più due volte V scalare V doppio, che è minore o uguale di la norma di V al quadrato più la norma di V doppio al quadrato più due volte, adesso qua applico cosci sparsi, questo è minore o uguale al suo valore assoluto, che è minore o uguale di quella che ho chiamato norma V per norma V doppio. Che è minore o uguale, che è uguale anzi
alla norma di V più la norma di V al quadrato. Estraete la radice quadrata e trovate la sua rilevanza temporale. Quindi abbiamo ripassato che se io ho un prodotto scalare ho anche una norma. Questo è un fatto certo. Viceversa, se ho una norma non è detto che io abbia un prodotto scalare. Ok? Adesso facciamo degli esempi e stavolta li facciamo con le funzioni, non li facciamo più con i vettori. Spazio vettoriale con una norma, quindi se ha il prodotto scalare anche la norma, lo spazio vettoriale con la norma si chiama spazio normato, quindi uno spazio con prodotto scalare è anche uno spazio normato. Esempi di spazi normati. Allora, se ne possono fare moltissimi, me ne interessa in particolare uno, sostanzialmente questo che andiamo a vedere, però con tre norme diverse. Allora prendiamo lo spazio delle funzioni continue su un intervallo chiuso a B. Allora questo è il nostro punto. Allora, prendiamo una funzione f appartenente a V e chiamiamo norma di f L1, molto spesso si scriverà solo 1, però almeno all'inizio scriviamo L1, uguale l'integrale tra A e B di f di x in valore assoluto di x. Poi per adesso questa è una norma solo nelle nostre intenzioni, bisogna verificare che possiede le proprietà di una norma. Poi andiamo a chiamare norma di f in L2 uguale l'integrale tra a e b di f di x al quadrato in dx tutto elevato da un mezzo. O qua dovremmo essere ancora più specifici e dire che questo è L1 di AB, perché stiamo sull'intervallo AB. Siccome AB non cambierà, non lo scriviamo, cioè, quindi si dà per sottinteso. E idem la L che sta per le bag, non si scriverà molto spesso, per brevità. Andiamo a chiamare norma di f in L infinito, che è il massimo per x appartenente ad AB
di che cosa? Del valore assoluto di f di x. Quindi noi abbiamo lo stesso spazio di funzione, uno spazio molto semplice perché siamo in funzione di una variabile reale a valori reali, e però andiamo a definire tre tipi di norme, tre norme diverse. Naturalmente dobbiamo verificare che queste siano delle norme. Ora, la più, diciamo, in realtà la più difficile, ma in questo momento la più semplice, già dato il lavoro già fatto da verificare, è questa qui. Perché? Perché questa qua è indotta dal prodotto scalare che già conosciamo. Cioè, se io considero il prodotto scalare scalar g in L2 di AB, definito come l'integrale tra A e B di f di x g di x in dx, questo già l'abbiamo incontrato, già l'abbiamo. Allora è chiaro che chi è questa? Questa è la radice quadrata di f scalare f. Ma siccome quello è, abbiamo già verificato in analisi 2 che sia un prodotto scalare, allora se quello è un prodotto scalare, per questa vale la disuguaglianza, per, diciamo, per il prodotto scalare vale la disuguaglianza di Cauchy spazio, quindi questa qui è una. C'è un caso particolare del fatto generale che abbiamo visto prima. Quindi questo è un prodotto scalare, implica che questa è una norma, e questo lo sappiamo. Non solo è una norma, ma sappiamo anche che è indotta da un prodotto scalare. Allora, queste qui che siano norme, siccome non so se ci sia un prodotto scalare dentro, vedremo che non c'è, però a questo punto per verificare che siano norme lo devo verificare direttamente. Allora, cominciamo con la norma 1. Ok, la norma di f in L1 di AB, ripetiamo, è l'integrale tra A e B del valore assoluto di f di x in dx, che è sicuramente maggiore o uguale a 0. Inoltre, se la norma di f in L1 fa 0, supponiamo che la norma di f in L1 faccia 0. Supponiamo inoltre che esista x con 0 appartenente ad AB, tale che f di x con 0 sia diverso da 0. Ok? Questo mi dice che f di x con 0 in valore assoluto è maggiore di 0. Quindi, ok? Per esempio, se facesse 1, chiaro che è maggiore di 0, se facesse meno 1, allora ci metto il valore assoluto e diventa maggiore di 0. Allora diciamo, sia
epsilon uguale il valore assoluto di f di x con 0 mezzi. Allora io so che esiste un delta abbastanza piccolo, tale che se x appartiene a x con 0 meno delta, x con 0 più delta, intersecato a b, allora f di x meno f di x con 0 è minore di epsilon. Ma questo vuol dire quindi f di x in valore assoluto è maggiore di f di x con 0 meno epsilon in particolare, e questo vuol dire che è uguale a epsilon, però, perché questo era uguale a 2 epsilon. In quell'intervallo allora questo vuol dire quindi questo intervallo ha una lunghezza positiva, perché faccio il disegnino qua, se sto su b, se questo è x con 0, anche se uscissi fuori da uno o da tutti e due gli estremi, quando faccio x con 0 meno delta e x con 0 più delta, comunque l'intersezione avrebbe diciamo la lunghezza di metà di questo intervallo. Oppure se esco, se addirittura riesco a comprendere tutto il mio intervallo AB, sarebbe tutto l'intervallo AB. Quindi in ogni caso questo intervallo ha una misura positiva. Quindi se io dico l'integrale tra a e b di f di x in dx, vedete la funzione integrante è positiva, questo intervallo qui lo chiamiamo i delta, è maggiore o uguale all'integrale esteso a i delta di f di x in dx, che è positivo perché la funzione in valore assoluto è maggiore di epsilon, che è una quantità strettamente positiva, che è la metà di un numero positivo. E poi devo moltiplicare per la lunghezza dell'intervallo, cioè questo è maggiore di epsilon per la lunghezza di questo intervallo. Questo intervallo ha una lunghezza positiva, questo è maggiore di epsilon, quindi questo integrale è sicuramente strettamente positivo. Allora, che cosa voglio dire? Che sono giunto a un assurdo. Da dove è nato l'assurdo? Dall'aver supposto che se la norma faceva 0, cosa avevo ipotizzato? Che da qualche parte la funzione non fosse nulla. Quindi se la norma fa 0, la funzione deve essere nulla. È chiaro? Cioè questo perché, se vi ricordate, la prima proprietà delle norme dice che la norma di un vettore deve essere maggiore o uguale a 0, e quando viene 0 il vettore deve essere nullo. Mo se ci metto la funzione nulla è ovvio che la norma viene nulla. Quello che non era ovvio è che se la norma L1 veniva nulla, la funzione era la funzione nulla. Allora come ho ragionato? Ho ragionato per assurdo. Se non era la funzione nulla, no? Se non era la funzione nulla, da qualche parte era positiva o negativa, e quindi quando vado a fare il valore assoluto lo integro su questo pezzetto qua, mi deve venire per forza integrale, mi deve venire per forza così. Attenzione, qui abbiamo sfruttato pesantemente il fatto che la funzione sia continua. Se la funzione non era continua, quando useremo funzioni non continue, vedremo che
avere un integrale nullo non implica che la funzione sia ovunque nulla, però vedremo quasi ovunque. No, per esempio, prendete una funzione che vale sempre 0 tranne in punto dove vale 1, fate l'integrale e viene 0. Però questo per precisione, perché ok, poi quindi io cancello qui e posso scrivere che la norma L1 fa 0 sulle funzioni continue, una funzione continua se e solo se la funzione è identicamente nulla. Quindi posso scrivere la norma di F L1 uguale a 0 se e solo se F è identicamente nulla. Vi ricordo che F sta in C0 di AB, altrimenti qua dovrei scrivere quasi un po' di più. Quindi la prima proprietà delle norme è soddisfatta. Le altre due sono facili, sono molto più facili. La seconda proprietà delle norme cosa dice? La seconda dice che devo andare a calcolare la norma di lambda f in L1, ma questa qui chi è l'integrale tra A e B del valore assoluto di lambda f di x in dx, questo è uguale al valore assoluto di lambda che si porta fuori, che è l'integrale tra A e B di f di x in dx, quindi è uguale al valore assoluto di lambda per la norma di f in L1. Quindi la norma è, come già sappiamo, che deve valere per tutte le norme, positivamente omogenea. Quindi questa proprietà, la norma L1, ce l'ha. La terza e ultima proprietà è la disuguaglianza triangolare. Allora, quando vado a calcolare la norma di F più G in L1, questa è uguale all'integrale tra A e B del valore assoluto di F di X più g di x in dx, ma io posso applicare tranquillamente la proprietà triangolare all'interno qui a questo valore assoluto, quindi all'interno dell'integrale, io ottengo l'integrale tra a e b di f di x in valore assoluto più il valore assoluto di g di x in dx. Beh, qui applico il fatto che l'integrale della somma è uguale alla somma degli integrali, queste sono tutte funzioni continue. E quindi questo cosa mi viene? Mi viene la norma di F in L1 più la norma di G in L1. Quindi questa qui effettivamente è una norma. Allora, vi riepilogo con la situazione fino adesso. Io avevo, ho le funzioni continue su AB, sono uno spazio vettoriale, già lo so. Hanno questa qui che si chiama norma L2, perché? Che è indotta dal prodotto scalare che conoscevamo già nell'analisi 2. Poi però non mi basta, voglio vedere se ci posso mettere delle norme diverse sullo stesso spazio. Allora dico, ci sono andato a mettere questa qui che ho chiamato norma L1, però se tu la chiami norma, ma devi verificare se è effettivamente una norma, l'ho verificata. Quindi questa è una norma perché è indotta da un prodotto scalare. Questa è una norma per verifica di legge. Quindi questa qua è una norma, l'ho verificata, questa è una norma che è indotta dal prodotto scalare. Rimane quell'ultima. L'ultima in realtà pure quella l'abbiamo già verificata, perché in analisi 2 ci serviva quella è la norma della convergenza uniforme. Però ripetiamo, ripetita Human. Se adesso andiamo a fare la norma infinito, vedremo che diciamo la dimostrazione è ancora più semplice che sia una norma, perché la norma L infinito ovviamente è maggiore o uguale a 0,
Perché come si fa? Si fa il massimo di valori assoluti. I valori assoluti sono per forza positivi. Chiaro? Quindi il massimo di quantità non negative è non negativo. La norma di F è L infinito è uguale a 0 se e solo se, per definizione, diciamo controllando con la definizione, il massimo del valore assoluto di F di x in AB è uguale a 0. Ma questo che vuol dire? Siccome il massimo deve fare 0, questa quantità meno di 0 non può essere, vuol dire che deve fare sempre 0. Quindi se e solo se F è identicamente 1. Quindi la prima stavolta, invece prima era una dimostrazione di 3-4 righe, 2-3 righe, adesso è una dimostrazione, diciamo, la prima proprietà è immediata. La seconda proprietà pure è facile, perché se adesso vado a fare la norma all'infinito di lambda F, questa chi è? È il massimo per x appartenente ad AB del valore assoluto di lambda volte F di x. Ma questo è uguale a valore assoluto di lambda, che valore assoluto di lambda F è uguale a valore assoluto di lambda e valore assoluto di F. Il valore assoluto di lambda, che è costante, lo posso portare fuori dall'operazione di massimo, e qua posso scrivere il massimo per x appartenente a B di F di x. Quindi mi viene esattamente lambda in valore assoluto per la norma infinito di F. Ok. Quindi anche questa qui è positivamente omogenea. Rimane da verificare la terza e ultima proprietà. Allora io vado a prendere la norma infinito di F più G. Questa che è? È il massimo su AB di valore assoluto di f di x più g di x in de, di f di x più g di x. Scusate, qua non ci sono pregati. Allora, per Weierstrass questo massimo deve essere raggiunto da qualche parte, perché questa è una funzione continua. Qui diciamo esiste un punto x con 0 appartenente ad AB tale che questo è uguale a f x con 0 più g x con 0. Da qualche parte deve essere raggiunto questo massimo, no? Ma questo per la disuguaglianza triangolare dei valori assoluti è minore o uguale di f di x con 0 più il valore assoluto più g x con 0 in valore assoluto. Ma x con 0 comunque è un punto di AB, quindi questo è minore o uguale della norma infinito di F più la norma infinito di G. Forse devo fare un altro passaggio però per non ingombrare la lavagna oltre il limite della ripresa. Perché? Ricordatevi chi è questo? Questo è il massimo, sta scritto là, del valore assoluto di F di X, che è sicuramente più grande del valore assoluto in un punto di AB. Idem, questo è il massimo valore assoluto di G in AB, che è più grande di questo, maggiore qua. Quindi abbiamo che anche questa è una norma, quindi questa qui pure è una norma. Per verifica diretta. Oh. Allora uno dice, vabbè, qua ma che mi servono tutte queste norme? Servono. In realtà, forse vedremo più avanti, quindi lo scrivo in questo riquadro qua, che se ne possono mettere molte altre di norme. Io potrei indicare come norma di F in LP
l'integrale tra A e B di f di x in valore assoluto alla b in dx tutto quanto elevato alla 1 su t. Ora, questa si chiama norma di f in LT ed effettivamente si può verificare che sia una norma, però la dimostrazione non la facciamo adesso perché è complicata, cioè complicata per i mezzi che abbiamo noi adesso, in realtà non è difficile. Cosa è complicato? Se andassimo a sviluppare le tre proprietà della norma, la prima è analoga a L1, perché capite bene che se il valore assoluto è maggiore di 0 da qualche parte, anche elevato a P rimane maggiore di 0, cioè cambia poco. La prima proprietà si prova in maniera analoga come si è fatto per L1, che poi a me non interessava il valore basato soltanto in quell'integrale fosse maggiore di 0 se la funzione non è relativamente. La seconda è interessante perché una norma deve essere positivamente omogenea. Allora, se qua moltiplico per lambda, che succede? Il lambda, quando lo tiro fuori, mi esce un lambda alla p in valore assoluto. Ma poi quando lo tiro fuori dall'integrale, lambda alla p alla 1 su p torna lambda. Quindi capite bene che questo è il motivo per cui se qua c'è p, qua ci deve stare 1 su p. Chi è p? P è un numero che va tra 1 e più infinito. Quindi questa norma qui, la norma LP, riacchiappa come casi particolari sia questa che questa. Perché se ci metto P uguale a 1, cosa mi viene? Qua mi viene 1, qua mi viene 1, mi viene esattamente questa. Se ci metto P uguale a 2, qua mi viene 2, qua mi viene un mezzo e acchiappa di nuovo. No. Quindi è chiaro che queste due sono un caso particolare di queste qui. E questa in realtà si può dimostrare che se F appartiene a C0 di AB, la norma di F in LP, quando mando P a più infinito, tende alla norma di F in LP. Questo è un altro esercizio. Che per adesso non facciamo. Questo è più facile. Allora, quali sono le cose che sono rimaste appese? La prima proprietà, abbiamo detto, non la sviluppiamo in maniera esplicita, però è facile. La seconda è immediata, se la verificate. Quella che non è facile da dimostrare è qui la disuguaglianza triangolare. Quindi la disuguaglianza triangolare qua è difficile e ci serve per poterla dimostrare una disuguaglianza che si chiama disuguaglianza di Jensen. Invece questo è un esercizio più facile, si potrebbe fare, però certo magari se lo fate da soli probabilmente qualcuno ci riuscirà, qualcuno no. Però non sono per adesso cose fondamentali che mi servono, però ve le scrivo perché per darvi il quadro completo. Cioè queste tre norme non sono tre norme completamente avulse l'una dall'altra, in realtà sono tutte e tre, vengono tutte e tre da questo caso qua. Qua se ci metto P uguale a 1 mi viene la prima, se ci metto P uguale a 2 mi viene la seconda, se mando P a infinito mi viene la terza. Quindi in realtà sono parenti, però hanno caratteristiche diverse, sono tutte norme. Quindi adesso ci ritroviamo uno spazio, lo stesso spazio vettoriale, con una famiglia di norme diverse. Dice quale uso? Dipende da quello che vuoi fare. Per esempio,
Vabbè, diciamo che usando una metafora uno potrebbe dire io posso avere la stessa persona che parla tante lingue diverse, tre lingue diverse. È chiaro? Quindi che lingua usi? Dipende da dove stai. Dove stai? Se stai in un certo contesto usi la norma L'infinito, se stai in un altro contesto usi la norma L2, se stai in un altro contesto ancora ti basta la norma L1, dipende quello che vuoi fare. Ok. Però ancora il quadro non è completamente chiaro. Per chiarirlo ulteriormente, vabbè, adesso sono le 10, facciamo 5 minuti di pausa.